Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 30° episodio per la nostra videoguida dedicata a God of War. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video affronteremo la lunghissima missione secondaria Lunga Vita al Re, che è possibile attivare soltanto parlando con Brock e Sindri direttamente qui al Tempio di Tyr. Che cosa volete? Con la cota e il martello che avete recuperato, io e Brock possiamo forgiare la Devei Grafiker, la leggendaria armatura nanica. Ci servono solo altri 3 ingredienti mitici per metterci all'opera. Che sono? Oh, l'armatura è una leggenda. I dettagli sono più oscuri del culo di un wolf. Volete che troviamo parte di una leggenda? Il vecchio Mozognir, il re nano, ne trova 2. Lo sanno anche i muri. Ma poi andò alla ricerca della terza. Puff! Svanì. Forse troverete qualche indizio alla sua roccaforte a Kongsgard. E guardate un po'. Una pietra d'accesso di Kongsgard. C'è il vostro nome. Che caso! Lunga vita al re. Recupera gli ingredienti per forgiare la leggendaria armatura nanica. Pare che Brock e Sindri possano far buon uso della cote e del martello che abbiamo trovato e forgiare l'armatura nanica leggendaria. Per prima cosa dobbiamo andare a Konosgard e usare la chiave che ci ha dato Brock. Ricompense: attacco runico, fuoco di Ares, progetto armatura dei nani e 3290 punti esperienza. È chiaro che il matrimonio con Odino non dura, ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di... Area scoperta. Buca del re. Ma la magia di Odino era più debole. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgard. La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spada. O te la posso raccontare più tardi? Una volta che avremo attraccato, semplicemente attiviamo in automatico il portale per il passaggio mistico e intanto inseriamo la pietra per aprire anche la porta di fronte a noi. Così da accedere a questa nuovissima ambientazione. Ribadisco ragazzi, tale missione secondaria è davvero molto lunga e quindi farò i salti immortali per cercare di portarvela tutta in un unico episodio, quindi sarò molto veloce, sintetico, ma comunque se vi prometto che non tralascerò neanche il più piccolo dettaglio. Quindi intanto abbiamo recuperato un po' di pezzi d'argento, distruggiamo i rovi di El, scendiamo al volo e qui sotto in questa sorta di fossa giriamo la telecamera alla nostra destra per recuperare altri 2 sacchetti d'argento. Riprendiamo con l'avanzamento. Vi chiedo scusa ragazzi se sono molto veloce e spedito, ma ribadisco, il tempo non c'è, è veramente una missione secondaria lunghissima. Facciamo ragazzi Leggere la stele ad Atreus e nel frattempo noi avanziamo. Gloria Mozognir, il re nano. Superiamo anche Sindri, che sta qui giusto se vogliamo sistemare qualche tipo di abilità o di potenziamento per Kratos ed Atreus, e intanto passiamo direttamente alla Leviatano. Appunti aggiunti. Il trono di Mozognir. Dopo molti inverni, la fortezza di Konosgard è completa. Mozognir invita tutti i cittadini a partecipare alla grande cerimonia nella sala del trono. Lì il nostro re, il quale ci promette eterna sicurezza e prosperità, ci rassicurerà con le sue parole. Questa nuova terra è più fertile di Beiturgard. Con Regin, nostra valorosa sentinella, non abbiamo nulla da temere dai predoni, dagli elfi scuri o da qualsiasi entità malevola. Il regno di re Mozognir è benedetto da Tyr stesso. Lode al re nano, protettore degli uomini. Questo re nano era ben voluto, di certo non dal popolo di Beiturgard. Cos'è cambiato? Congeliamo il braciere che emette veleno, passiamo alle lame del caos oppure eventualmente a stordimento ed affrontiamo anche gli Hellwalker di fronte a noi. Disponibile.
Perfetto, come vedete però, una volta abbattuto l'avversario, non sono apparsi i punti esperienza perché ci sono altri nemici da sconfiggere. Recuperiamo anche il contenuto di questo forziere in pietra e notiamo che sullo sfondo c'è un corpo d'Odino. Aprendo questo forziere però, uscirà un predone, quindi attacca a sorpresa, accompagnato da altri Hulker. Li eliminiamo molto in fretta, ed eventualmente se abbiamo delle difficoltà si possono utilizzare anche degli attacchi runici. Soprattutto per togliere di mezzo molto in fretta gli Hulker con lo scudo, che è uno di quelli un pochino più antipatici e che richiedono più tempo per essere sconfitti. Torniamo rapidamente sui nostri passi e vi consiglio ragazzi di fare molta attenzione al drop del predone, che per realtà era il contenuto del forziere in pietra. Quindi prendiamo tutto, tra cui anche un incantesimo epico se non ho visto male, stemma raffinato della determinazione. Poi a termine episodio, se ci avanza qualche secondo, vi aggiorno anche le caratteristiche e le potenzialità di Kratos con i nuovi incantesimi. Superiamo il ponte, affrontiamo gli altri avversari e poi recuperiamo altro drop a terra. È possibile che ci sia un po' di magia anche qui. Dopo tutto è una roccaforte dei nani. Seguiamo la discesa, andiamo prima alla nostra sinistra così da affrontare altri avversari. Partiamo subito con lo spezzaguardia, doppio L1, così eliminiamo l'Hellwalker con lo scudo. E poi in alto un altro Hellwalker che ci spara dei proiettili di ghiaccio. Attiviamo anche questo passaggio mistico. E poi seguiamo l'altra stradina a scendere sul ponte. Affrontiamo l'altro Hellwalker. Tutti nemici davvero molto semplici e banali da eliminare con le lame del caos, oppure eventualmente con lo stordimento. Ed arriviamo a questo piccolo slargo, dove avremo sia di fronte che dietro degli avversari da eliminare, per cui attacco runico pesante. E poi eventualmente con le frecce di Atreus abbattiamo anche l'Hellwalker che spara il ghiaccio da una posizione sopraelevata. Prendiamo tutto il drop a terra e continuiamo ancora a scendere. Recuperiamo la Leviatano e vi leggo anche l'aggiornamento del bestiario. Ombra di El, ricognitore, possono evocare una parete di ghiaccio dietro cui ripararsi. Mio padre può cercare di colpirli con l'ascia quando spuntano fuori, oppure lanciarla oltre e richiamarla per colpirli da dietro. Va benissimo anche restare in parata e sfruttare le frecce di luce d'Atreus per abbatterli dalla distanza. Ok, congeliamo il braciere velenoso, togliamo di mezzo tutto il fumo puzzolente ed avanziamo oltre. Al centro di questa piazzetta c'è un altare, all'interno del quale vanno inserite tre pietre che vengono semplicemente chiamate chiavi. Non serve metterne una per volta, quindi le raccogliamo tutte e tre per fare prima e poi, tornando in questo luogo, le andiamo a posizionare tutte insieme. Quindi, prendiamo la svolta alla nostra sinistra, disattiviamo il braciere e poi passiamo oltre. Così da accedere ad un'area che è ben protetta da alcuni rovi di El. Li distruggiamo come sempre con le lame del caos e riprendiamo ad avanzare. Recuperiamo la nostra Leviatano, se serve qui c'è una gemmina per la furia di Sparta, e poi dei Vulver di fronte a noi, come sempre stordimento. Quando l'avversario sarà rimasto con meno di un terzo della vita, possiamo anche eseguire una presa per abbatterlo immediatamente. Vulver feroce, l'altro Vulver diventa molto più veloce dopo che comincia a ululare. Questo sembra molto più forte, dobbiamo stare molto molto attenti se si mette a ululare. Quindi se fa un verso strano si va a potenziare e diventa più veloce e più aggressivo, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Benissimo, anche questo avversario è stato sconfitto. Dietro di noi possiamo notare però la sede di un cristallo, anche se per il momento il cristallo non ce l'abbiamo. Avanziamo. Siamo nuovamente di fronte a un bivio, che però a sinistra è bloccato da un cancello, mentre a destra la via è libera.
di cui andiamo ad affrontare, Leviatano alla mano, un antico. Quindi intanto lo svegliamo. Dopodiché, devi essere pronto. Iniziamo il combattimento. Perfetto, e anche questa è fatta. Recuperiamo tutto il drop a terra. Tra cui anche sigillo Seidre del potere runico. Aumenta la resistenza al veleno del 20%. Mestiere aggiornato, altre ricompense e poi procediamo oltre. Divoratore di anime. Un antico la cui anima è stata rimossa da un'oscura magia nanica. È più potente di un normale mangianime e già quelli mi terrorizzano. Ma poi in realtà, grosso modo, è come un normalissimo antico, si affronta nella stessa maniera e ha le stesse mosse, le stesse caratteristiche. Sconfitto anche l'avversario, distruggiamo i rovini L, recuperiamo il contenuto di questo forziere in pietra e poi avanziamo. Per il momento non diamo importanza agli eventi di L, torneremo poi più avanti per poterli sfruttare al massimo. Superiamo anche tutta la strettoia, procediamo oltre ed affrontiamo poi un gruppo di lupi, quindi sempre a stordimento. Sono avversari molto molto semplici, che non richiedono tanto impegno o tanta pretattica per essere sconfitti, basta semplicemente sparare tre frecce per stordirli e poi la presa di Kratos che li elimina istantaneamente. Di qui scendiamo ed inoltre avanti abbiamo anche visto la presenza del cristallo. Quindi, innanzitutto, Leviatano, spacchiamo il sigillo, facciamo cadere il cristallo e poi aspettiamo che il corso d'acqua lo trascini fino a riva. Cosicché lo andiamo a recuperare, facciamo tutto il giro e lo posizioniamo in sede. Prima di riprendere il cristallo, avanziamo ancora ed affrontiamo il prossimo gruppo d'avversari, composto da lupi e da booster. Cristallo posizionato e luce accesa, al che, lame del caos, andiamo a prendere i venti di L e li andiamo a posizionare su una porta così da avere anche l'accesso libero. In sostanza, l'accensione del cristallo era fondamentale per creare questo ponte di luce e quindi fare in tempo con i 10 secondi che abbiamo a disposizione per raggiungere quest'altra trappola di venti come punto d'appoggio e poi arrivare direttamente alla porta di fronte a noi. All'interno di questa nuova zona andiamo a raccogliere anche un po' di pezzi d'argento che sono a terra e poi riusciamo nuovamente fuori per andare a prendere la seconda chiave. Quindi in sostanza abbiamo fatto il giro e siamo tornati esattamente in un'area che abbiamo attraversato pochi minuti fa. Lunga vita al re, chiavi ottenute 2 di 3. Che gli sarà capitato? È un grande mistero anche per i figli di Ivaldi. Prima della sua scomparsa Mozzognir divenne ancora più imprevedibile. Perché? La Dvegratikr, l'armatura che state cercando. Sebbene avesse trovato due ingredienti, scommetto che divenne pazzo per non aver trovato il terzo. Ah!
Una volta sconfitto anche l'Hellwalker, in realtà abbiamo tre strade. La prima sulla sinistra è bloccata da un cancello. La seconda ci porterà poi a fare il giro. E la terza è poco dietro alle nostre spalle. Ed in realtà è un laghetto che possiamo far svuotare rompendo questa diga in legno. Così che di conseguenza potremo avere anche libero accesso al forziere in pietra di fronte a noi. E potremo anche abbattere la coppia di Hellwalker. Perfetto, anche questa è fatta. Prendiamo il contenuto del forziere e punti vita se ne dovessimo aver bisogno. Come sempre acciaio e squame del serpente. Questa volta, anche un po' per fortuna, un simbolo del coraggio. Superiamo il tronco abbattuto, il ponte in legno e poi affrontiamo un orco e degli Hellwalker in alto, ai quali chiaramente vi consiglio di dare la precedenza perché danno molto molto fastidio. Non volevo assolutamente utilizzare la furia di Sparta, ma ho sbagliato tasto, lo ammetto. Nella foga di cercare di targettare gli avversari. Ok, di abbattere gli Hellwalker che danno molto molto fastidio dall'alto. Ok, qui con tutta calma affrontiamo anche l'orco. Ed anche questa è fatta. Fino adesso ragazzi siamo stati davvero bravissimi, molto veloci, molto efficaci, molto diretti. Prendiamo tutto il drop, attraversiamo anche il ponticello in legno, facciamo tutto il giro e poi andiamo ad ottenere il contenuto di un forziere in pietra, che è esattamente là sopra, un sacchettino di pezzi d'argento, in più vi faccio anche vedere dove è posizionato un altro corvo di Odino. Quindi intanto scavalchiamo. Ci prendiamo il drop, quindi il contenuto del forziere in pietra. Andiamo alla nostra destra, scendiamo per poi risalire qui sopra. Prendiamo il bottino e facciamo qualche passo indietro, così da vedere bene anche dove è posizionato il corvo d'Odino, che questa volta è semi nascosto e si diverte a zompettare a destra e a manca sopra quella roccia. Ok, una volta che ci saremo girati può anche venirci un infarto perché abbiamo di fronte un drago, che per nostra fortuna è incatenato, ma che comunque sia avrà modo di darci molto fastidio anche dalla distanza. E di qui in automatico si attiva anche un'altra missione secondaria che chiaramente andrò a svolgere per voi nei prossimi episodi della nostra videoguida, quindi per ora rimaniamo focalizzati sulla missione Lunga Vita al Re. Abbattiamo anche questi avversari. E stiamo molto molto attenti a controllare a terra perché a breve il drago scaglierà dei fulmini che verranno chiaramente anticipati da un'animazione di scosse elettriche sul terreno. Panzerburg, come sempre a stordimento. Altri avversari lì su in alto che abbattiamo con le frecce da Atreus. Ah!
Ok, per l'ultimo ci è voluto un po', ma effettivamente era di livello 6 ed è davvero molto scomodo da abbattere. Comunque sia, l'abbiamo eliminati tutti quanti. Di qui per proseguire dobbiamo far suonare le tre campane. Inoltre vi leggo anche l'aggiornamento del bestiario. Tazzelvur maledetto. Il loro sputo è estremamente velenoso persino a terra. Lancia l'ascia premendo per congelarli e impedire loro di sotterrarsi. Ma in realtà, come al solito, anche con lo stordimento va più che bene. Vi dicevo, abbiamo una porta di fronte con delle rune e tre campane. La N, la R e la C, che è esattamente nascosta dietro a questa radice di Yggdrasil. Come facciamo per farle suonare tutte e tre? Semplicemente prendiamo un pezzettino di gemma di linfa, eccola qui, e la lanciamo tra la lettera N e la R in questo modo. Così facendo la gemma si attaccherà sulla superficie rocciosa e passando alle frecce shock potremo sia far esplodere questa che l'altra, suonando così velocemente tutte e tre le campane. Recuperiamo punti vita se serve, avanziamo ancora e di qui sfruttiamo anche la Leviatano per far cadere il vaso esplosivo ed eliminare, men che non si dica, il primo Tazzelwurm. Vediamo se ci hanno lasciato qualche drop a terra, direi di no, e quindi possiamo avanzare. Apriamo il cancello. Facciamo il giro. Distruggiamo il sigillo per far scendere il ponte e una volta che lo staremo attraversando ruotiamo anche la telecamera alla nostra destra per vedere che, veramente a due passi, c'è un altro corvo d'Odino. Continuiamo a salire. Facciamo leggere la stela da Atreus che mentre traduce ci dà il tempo di poter attraversare anche questo baratro e raggiungere un'ultima ambientazione per la parte esterna di questo livello. Tra i tanti avversari che ci staranno aspettando ci sono anche una coppia di Tazzelwurm e soprattutto un comandante elfo scuro, ovvero l'avversario che più detesto all'interno di God of War. Inoltre vi leggo anche l'aggiornamento degli appunti. Regine di Konusgard. Così come Hoth di Veiturgard, Regine è stato reclutato come capo sentinella di Konusgard. Sebbene fatichi spesso a rispettare i suoi vincoli, egli va molto fiero del suo incarico. Il suo soffio tonante, nonostante sia molto pericoloso, è solo il suo modo di manifestare questo orgoglio. Tuttavia, fate attenzione durante la manutenzione settimanale degli altari del drago. Regin tenterà di usare il suo soffio su di voi. Non intende attaccarvi, è solo il suo impudente modo di passare il tempo. Come no? Ma assicuratevi di non restare a lungo nell'area, o morirete. Le voci sul fatto che la presenza di Regin attiri gli elfi scuri di Alfheim sono infondate. Rimozzogonir ci proteggerà tutti dalle bestie, come ha fatto più e più volte. Bah, non ci credo affatto. E neanche noi ci crediamo. Comunque, passiamo al gameplay. Diamo la precedenza all'eliminazione dei Tazzelwurm e poi infine, quando saremo uno contro uno, passiamo direttamente all'elfo scuro. Inoltre in questo combattimento tutto si farà ancora più complicato perché dovremo stare sempre, costantemente attenti ai fulmini del drago. Chiaramente per fare presto vi consiglio anche di sfruttare gli attacchi runici della Leviatano e delle Lame del Caos. Inoltre vi leggo anche l'aggiornamento del bestiario che per l'appunto riguarda Elfo Scuro Comandante. Se riusciamo a congelarlo o indebolirlo non potrà riprendersi in aria se lanciato o se colpito negli attacchi in aria.
tutti consigli, magari utili, ma che sono davvero molto complicati da ricordare e da mettere in pratica durante il combattimento. Quindi, come sempre, ragazzi, stordimento, attacchi runici e chi più ne ha, più ne metta. Recuperata anche l'ultima chiave, sfruttiamo la corda per scendere e poi apriamo il cancello che è da questa parte per creare questa sorta di scorciatoia e quindi tornare direttamente all'ingresso dell'area che più ci interessa visitare. Allora, di cosa ci si può fidare? Di te stesso, dei tuoi occhi, del tuo istinto. Credere a una leggenda è un azzardo e spesso si perde. Tornati all'altare, posizioniamo le tre chiavi. Servono tre pietre d'accesso. La prima inserita, la seconda anche, ma non faremo in tempo ad inserire la terza perché arriveranno degli avversari da affrontare, ovvero Hellwalker. Partiamo subito in parata, così da evitare di essere immediatamente danneggiati, e poi stordimento, poi eventualmente lame del caos. Questi due sono sistemati. Passiamo all'altra coppia. Ed altri nemici, tra cui un Vigen di Hell. Ed anche questa è fatta. Prendiamo tutto il drop. Terza ed ultima pietra. Ci siamo. La porta si è aperta. Ok, andiamo. Esplora la roccaforte e di qui c'è un bivio, anche perché la strada di fronte è bloccata. Anziché seguire subito Atreus, ce ne andiamo prima a destra, così da ottenere un altro collezionabile oltre il mito. Qui, ragazzo, un altro. Un sacchetto d'argento e poi il contenuto di un forziere in pietra. Vieni. Dal quale possiamo ottenere simbolo dell'elemento, oggetto epico incantesimo, aumenta del 7% la velocità di ricarica di permagelo o sacrificio fino a un massimo del 21%. Appunti aggiunti: Starkadr, un gigante con 8 braccia e 4 spade. Poi Thor gliele amputò, perché gli dei lo tormentavano? Chissà. Inoltre, poco sopra quest'ultimo forziere in pietra, notiamo anche la presenza di un altro corvo di Odino, quindi oggetto collezionabile. Torniamo sui nostri passi e stavolta andiamo dall'altra parte, laddove possiamo raccogliere un sacchetto di pezzi d'argento, fare tutto il giro ed aprire un'altra porta. No, cosa senti, ragazzo? All'interno della quale troveremo un viandante ad aspettarci, per cui furia di Sparta e frecce stordenti, senza pietà. Perfetto, e il viandante è stato abbattuto. Lame del caos, attacco runico pesante e facciamo piazza pulita. Benissimo, siamo stati veloci, efficienti ed efficaci. Perfetto. Prendiamo come sempre tutto il drop, non lasciamo mai nulla al caso, anche perché ce lo siamo guadagnato che abbiamo giocato benissimo. Tra i quali oggettini possiamo anche trovare al 100% come tipo di oggetto raccolto fisso manici mortali della vitalità, oggetto raro, pomo delle lame, probabilità bassa di attivare un vantaggio che ripristina parte della vita quando si uccide un nemico. E questo tipo di manico lo andiamo anche ad impostare sulle lame del caos. Forza 8, vitalità 10. Perfetto. Tutti i pezzi del viandante
Ed in realtà, arrivati a questo punto, sembra che non ci sia nient'altro da fare. Guardando però meglio soprattutto il pavimento, notiamo un'enorme chiazza di sangue con una scia che parte proprio dietro al trono posizionato in fondo alla sala. C'è un passaggio dietro questo trono. Un passaggio segreto? Beh, non sarebbe una sala del trono senza un passaggio segreto. Devo dire che questa parte fa molto Zelda. Ma comunque anche in God of War ci sta bene. Mozognir. Ritorna al laboratorio di Brock e Sindri, sacrificio supremo, urla degli innocenti e furia del drago. Bestiario aggiornato. Mozognir, il re nano, uno dei figli di Valdi, regnò sugli umani a Veturgard e Konnusgard. All'inizio era un bravo re, poi iniziò ad avere incubi sulla morte del suo popolo. Per qualche ragione, pensò che costringerli a dare la caccia a bestie pericolose li avrebbe salvati. Catturò 3 draghi per la loro furia, uccise persone innocenti per le loro urla e fu infine ucciso da quelle stesse persone quando ritornarono come Hellwalker. Fu così creato il sacrificio finale. Possiamo usare questi 3 ingredienti per creare una sorta di armatura leggendaria. Inoltre facciamo raccogliere anche questo testo ad Atreus, che ragazzo, chiaramente lo andrà a tradurre per noi. Nel frattempo avanziamo. Le ultime parole di un re. È tragico che il mio fallimento diventi evidente mentre esalo l'ultimo respiro. Gli dei mi sono apparsi in sogno, chiedendomi di pagare per le azioni di mio padre a Niflheim. La mia gente si affidava a me. Ogni notte vedevo il mio popolo straziato da ogni tipo di bestia. Solo io potevo proteggerli, e solo forgiando l'armatura nanica leggendaria. Ho catturato le bestie più letali che sono riuscito a trovare, e ho cominciato a creare il mito. I sogni erano chiari sui primi 2 ingredienti, furia dei draghi e urla degli innocenti. Anche se molti si sono sacrificati per catturare i draghi e le urla degli innocenti erano molto peggio di quanto pensassi, è stato tutto per un bene superiore. Sul terzo ingrediente i miei sogni erano vaghi, parlavano solo del sacrificio finale. Speravo che sarebbe bastato perdere la moralità durante questa maledetta ricerca. Ora capisco che il sacrificio deve essere il mio. Come mio padre prima di me, sono stato uno sciocco. Mozognir, figlio di Valdi. Le cose che gli hai preso devono essere i 3 mitici ingredienti di cui parlava Brock. Posso affermare con assoluta certezza di non aver mai visto niente di più strano in vita mia. Come fanno Brock e Sindri a lavorarci con queste cose qui? Non sottovalutare i nani, saranno gentaglia ma sono ingegnosi. Fiamma di Prometeo, attacco runico pesante. Un letale attacco che apre sotto un massimo di 4 nemici uno squarcio, da cui si sprigiona una grande colonna di fuoco. Danno 2... Fuoco 3, sordimento 0, ricarica 92 secondi, tipo aria. Indistruttibile con un'orma di gatto, saliva di volatile e poco più. Ma non ha alcun senso. È la leggenda. Se cerchi un senso, non parlare a una testa mozzata. Beh, anche questo è vero. Continuiamo ad andare avanti, finché chiaramente non avremo raggiunto questa specifica ambientazione. Laddove è presente un forziere delle norne e dei venti di Hel per risolvere un piccolo enigma. Come consiste il tutto? Dovremo semplicemente applicare il vento di Hel all'interno della trappola di destra o eventualmente di sinistra per far ruotare le campane all'interno e quindi anche le lettere runiche, quindi i sigilli. Per cominciare, lame del caos, prendiamo il vento di Hel e lo posizioniamo alla trappola del vento alla nostra destra, guardando chiaramente i dispositivi. Lo riprendiamo subito, così che abbiamo fatto girare tutto il marchingegno all'interno e fatto apparire la lettera N. Dopodiché posizioniamo e lasciamo i venti di L al dispositivo a sinistra, prendiamo la Leviatano e cominciamo anche a suonare le campane. R, C, passiamo dall'altra parte ed infine N.
e di conseguenza possiamo ottenere l'ottavo corno di idromele sanguigno, oggetto leggendario. Che aspetto aveva questo posto allora? Konungsgard al suo apice era una terra meravigliosa. Prima perfetto ragazzi, di qui possiamo affrontare un ultimo combattimento che comunque sia estremamente impegnativo ed opzionale prima di uscire anche da questa ambientazione ed andare a creare una nuovissima armatura per Kratos. Tali avversari saranno 3 Viken di Hel di livello 7 che vi consiglio di abbattere con frecce stordenti, attacchi runici pesanti e leggeri di Leviatano e di Lame del Caos, così come con la furia di Sparta. Cominciamo! Più ne ha, più ne metta anche stavolta. Ok, più di così non si poteva fare, abbiamo fatto il massimo, al che rimane un ultimo avversario con meno della metà dei punti vita, e lo andiamo a battere con le lame del caos. E con una bella presa. Ragazzi, siamo stati bravissimi. Non sono mai riuscito prima d'ora, ve lo giuro, a farli così puliti e così velocemente. Sono davvero molto fiero di me. E sono sicuro che voi sarete altrettanto bravi e quindi molto fiero anche di voi. Perfetto. Ci prendiamo i tantissimi drop, tutti stra meritati e stra guadagnati. E poi alla fine interagiamo anche con lo squarcio per ottenere altri due oggetti, di cui uno fondamentale per potenziare i talismani di rarità epica. Ovvero, pure essenza di regni, oggetto leggendario, un'energia concentrata proveniente dallo spazio tra i regni. Si usa per migliorare un potente talismano. Si può trovare negli squarci del regno. Quindi la pura essenza non è altro che l'evoluzione della semplice polvere dei regni, quindi un oggetto più raro e più potente. Squarci sigillati 5 di 18. Perfetto. Facciamo calare la catena, abbiamo praticamente ripulito il tutto e direi che possiamo anche sfruttare questo passaggio mistico per tornare immediatamente al negozio di Brock e Sindri. Mimir, perché hai dei cristalli di Bifrost negli occhi? Un dono dei giganti. Dato che ero sempre in viaggio tra i regni, pensarono che fossero più comodi rispetto a dei cristalli che avrei potuto perdere. Ha fatto male? No, perché saggiamente mi feci coraggio con 16 bicchieri di birra novella. Ero così inebriato che provai a convincere i giganti a mettermeli nei capezzoli invece che negli occhi. E c'ero quasi riuscito. Ti immagini? Mimir dalle poppe di Bifrost. Bei tempi. Beh, questa era davvero una bella storia. Ora la smetto. Appunti aggiunti, storia di Mimir. La vista di Mimir. I giganti inserivano cristalli di Bifrost negli occhi di una persona di cui si fidavano molto. Tyr li aveva, così come li ha Mimir. Ecco i materiali. Ma sono così strani. Come riuscite a creare un'armatura da delle cose così... così... Fattica. Fattica? Fatti i cazzi tuoi! Abbiamo i nostri segreti professionali. Oh. Fuoco di Ares, attacco runico pesante. Un attacco che emette un'onda d'urto infuocata. Danno 3, fuoco 2, stordimento 0. Ricarica 55 secondi, tipo linea. Favore per i nani completato, lunga vita al re, 5033 punti esperienza. La prima è la corazza nanica reale di Brock. Un'armatura che si concentra principalmente sul parametro forza e sull'abilità secondaria furia veemente, aumenta del 10% la velocità di ricarica della rabbia, massimo 30%. Mentre la seconda variante si chiama corazza nanica reale di Sindri, che si concentra sul parametro runico e ricarica e che ha come abilità secondaria la barriera protettiva arcana, probabilità discreta di attivare un vantaggio che conferisce una barriera protettiva che impedisce ai nemici di infliggere danni quando sferri un attacco runico. Entrambe le armature richiedono gli stessi pezzi per essere forgiate e hanno comunque sia gli stessi castoni incantesimi già disponibili. Per cui per gusto personale opterò per un set completo corazza nanica reale di Brock. Questo eviterà che si facciano pezzi. Le andiamo subito anche ad equipaggiare e poi inseriamo i 9 incantesimi all'interno dei 9 castoni disponibili.
Considerate che già di base questa armatura parte da livello 6 e proprio con quest'ultima dovremo essere ormai in grado di raggiungere il livello complessivo 6 con Kratos. Benissimo così. Alche, passiamo agli incantesimi e poi ovviamente ragazzi, se vi avanza tempo vi consiglio anche di vendere la vecchia armatura che ormai non utilizziamo più, così da arrotondare se dovesse servire anche la quantità di argento che abbiamo da parte. Per quanto riguarda gli incantesimi andiamo a mettere un bel po' di cose epiche, come ad esempio segno impeccabile del regno, livello 7, aspetto perfetto del regno, difesa 14, sempre livello 7, insieme ad altra furia veemente che comunque sia non serve perché abbiamo già raggiunto il capo, ma è comunque un incantesimo di livello 7. E poi segno inciso della concentrazione. Stemma raffinato della determinazione. Anima di Andvari. Frammento di Tyr. Occhio del regno esterno soprattutto. E poi possiamo mettere a scelta, lasciando anche l'incantesimo di livello 6 che dovrebbe darci poi fortuna più 13, anzi più 12, eccolo qui, lo mettiamo subito perché non è affatto male avere un po' di fortuna in più, soprattutto per il drop e qualche cosina più rara più avanti, sempre se ce l'abbiamo, se no si può optare per delle alternative comunque sia più che valide. Andiamo a mettere direi ma sì, simbolo dell'elemento, runico 10, maestria dell'impeto, benissimo. E direi ragazzi che stiamo davvero una bomba, abbiamo quasi raggiunto il livello 6,5, davvero molto molto bene. Spero di avere ancora del tempo, per cui vi mostro anche la vendita degli oggetti se volete proprio vedere tutto quanto nel dettaglio, così che vi aiuto anche in questo. Ci togliamo lo spallaccio del vero guerriero, guanti del vero guerriero ed infine scarsella del vero guerriero. Abbiamo fatto tutto, siamo stati bravissimi. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 30° episodio della nostra videoguida dedicata a God of War è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!